Buongiorno a tutti, video e benvenuti sul mio canale YouTube che si chiama I tarocchi di Manuel Sciacallo. Allora, quest'oggi ho deciso di fare questo video per tutte le persone che sono iscritte al mio canale. Ho intenzione, ho già mescolato i tarocchi e ho intenzione di andare a chiedere se la persona che noi amiamo ci arriveranno delle notizie che noi stiamo aspettando, no? Allora, e se ci sarà un ritorno? Allora, quest'oggi ho deciso di utilizzare dei mazzi di tarocchi differenti dalla volta scorsa e anche ho cambiato il metodo di stesura. Allora, sto utilizzando i tarocchi della Santa Muerte, i tarocchi terromanzi, sono i tarocchi romantici dell'amore e come terzo mazzetto sto utilizzando i tarocchi della magia sessuale. Allora, voi dovete pensare inizialmente alla persona che amate e dovete scegliere il mazzetto che più vi attrae. Cioè, primo mazzetto sono i tarocchi della Santa Muerte, secondo i tarocchi romantici con i fiori e il terzo mazzetto sono i tarocchi della magia sessuale. Per quanto riguarda la stesura di oggi, andremo a utilizzare 5 carte, cioè farò la stesa dell'oracolo infallibile. Significa che la prima carta ci indicherà le occasioni a favore, la seconda carta ci darà le occasioni sfavorevoli a voi che state guardando il video, la terza carta ci darà un primo responso di un'eventualità di come andrà la vostra situazione, la quarta carta ci darà il responso vero e proprio alla domanda che noi abbiamo chiesto e la quinta carta serve per dare un consiglio dei tarocchi. Allora, bando alle ciance e andiamo a proseguire con il nostro video. Allora, primo mazzetto, scusate, tarocchi della Santa Muerte. Secondo mazzetto i tarocchi romantici e il terzo mazzetto i tarocchi della magia sessuale. Allora, pensate come prima cosa la persona che amate e visualizzatela molto bene e fate la vostra scelta secondo il mazzetto che più vi piace. Allora, andiamo a mettere da parte i primi due. Scusate che sono un po' raffreddato. Ah, vi volevo dire un'altra cosa. Se l'inquadratura non si vede bene, mi dispiace perché io in questo momento non ho a disposizione un computer che mi permette di registrare dei video in condizioni, diciamo, efficaci. Cioè, io sto registrando tramite un cellulare e quindi non posso per ora modificare l'inquadratura. Tanto quello che conta è la mia, diciamo così, interpretazione dei tarocchi, no? Allora, perché ho scelto il primo mazzetto che sono i tarocchi della Santa Muerte? E come prima carta un 8 di spade al dritto. Allora, prima carta c'è, si vede? Sì. Prima carta, no, qua, lo mettiamo qua. Prima carta è l'otto di spade. Seconda carta è un re di bastoni. Le occasioni sfavorevoli, come ho detto prima. Terza carta è il sette di denari. Quarta carta, 10 di coppe, bellissimo. E quinta carta che è il consiglio dei tarocchi, che è il 9 di coppe, bellissimo. Allora, per quanto riguarda questa cesura,
Cioè, significa che, allora, come prima carta 8 di spade, tra voi e la persona che voi state pensando ci potrebbe essere stato dei conflitti, scusate, molto forti e degli ostacoli da parte di un uomo che di età superiore. Molto maturo, che supera i 40 anni, che è un re di bastoni. Un re di bastoni che questo uomo, se siete donne e state pensando ad un uomo, potrebbe essere anche lui, perché questo uomo di re di bastoni è una persona molto forte, diciamo così, di carattere. A tratti può diventare violento e non vuole, diciamo così, non vuole essere dettato delle regole, cioè nel senso che il re dei bastoni è una persona molto indipendente, che ha la testa sulle spalle, però non vorrebbe, diciamo così, seguire delle regole. È un uomo molto passionale, quindi questi conflitti con questo uomo, siete lui, potrebbe anche indicare che ci sono stati dei litigi, degli scontri con questa persona, perché se è il vostro uomo, perché potrebbe anche essersi fatto una storia, un'avventura a livello extraconiugale, diciamo così, no? Quindi c'è stato l'allontanamento perché vi siete scontrati con questo uomo. Se non si tratta di storia extraconiugale, significa che voi avete avuto dei litigi per quanto riguarda una terza persona, perché si è messo tra di voi e ha fatto in modo che voi avete litigato, perché questa carta, la seconda carta, indica le occasioni sfavorevoli, cioè significa che questo uomo che si è messo in mezzo a voi ha fatto in modo che voi litigavate, no? Però con il sette dei denari, che indica il primo responso, significa che ci saranno delle nuove prospettive del vostro rapporto, che magari la persona che voi state pensando riuscirà a realizzarsi meglio nell'ambito lavorativo, o magari avete potuto anche litigare perché lui aveva problemi a livello lavorativo, perché il re di bastone mi spunta nelle occasioni sfavorevoli. Ci saranno comunque con il sette dei denari dei cambiamenti, cioè significa che lui, dopo che si è realizzato a livello lavorativo e ha raggiunto dei guadagni o della stabilità a livello lavorativo, o anche potrebbe anche aver ricevuto dell'eredità, scusate, da parte della sua famiglia, perché le carte di denaro, come voi sapete, si riferiscono anche all'eredità. Comunque 7 è una carta che indica dei guadagni molto a livello economico, diciamo così, no? Poi, dopo che lui, in base a queste stesse che sto parlando, dopo che lui ha raggiunto la sua stabilità, oppure ha capito di aver sbagliato con voi, con il 10 di coppe tornerà a cercarvi. Ci saranno delle nuove occasioni tra di voi, che magari, se avete litigato, chiarirete. E questo chiarimento che ci sarà tra di voi con il 10 di coppe, e porterà a
una nuova, diciamo così, una nuova ispirazione nel vostro rapporto, come se iniziate di nuovo da capo o ricominciate da dove siete partiti, ma in maniera più stabile e decisiva, diciamo così. Il vostro rapporto prenderà una piega molto positiva. Cioè, significa che se lui tornerà da voi, potete raggiungere i vostri obiettivi che vi siete prefissati con questa persona, perché poi come quinta carta, c'è il 3 di coppe, che questa persona tornerà da voi per farsi perdonare, insomma, di tutte le dispute che ci sono state con voi nel passato, e parlerete di costruire di nuovo qualcosa insieme, ma a livello più stabile. Cioè, si parla di convivenza o di matrimonio, addirittura se non siete ancora sposati. Cioè, tornerà di nuovo da voi in maniera cambiata. Allora, quinta, quarta, terza, seconda, prima. Ok, vabbè. Allora, per il primo mazzetto abbiamo tenuto. Andiamo a vedere che cosa esce per quanto riguarda il secondo mazzetto. Allora, asso di bastoni, carta favorevole. Va benissimo, si vede? Sì. Ok. Allora, asso di bastoni. Seconda carta, 9 di spade, ahia. In posizione sfavorevole, stiamo parlando. Terza carta, cavaliere di bastoni capovolto. Quarta carta, arcano maggiore numero 3. Imperatrice, papessa capovolta, imperatrice capovolta, scusate, quarta carta. E quinta carta, 7 di spade capovolto. Va bene, ciao, a posto siamo. Allora, perché hai scelto il secondo mazzetto tra, diciamo così, allora, asso di bastoni, seconda carta occasione sfavorevole, 9 di spade, terza carta cavaliere di bastoni capovolto, quarta carta imperatrice capovolta, e quinta carta il 7 di spade capovolto. Allora, con l'asso di bastoni può significare che quando avete incontrato questa persona o è stato, diciamo così, un colpo di fulmine, oppure, sempre con l'asso di bastoni, avete iniziato, una storia a livello passionale, perché potrebbe anche essere che lui o voi, o tutte e due, insomma, potreste essere anche sposati, ma all'inizio, quando l'asso di bastoni tra di voi c'era una fortissima attrazione fisica, e potreste anche essere stati decisi ad andare avanti con forza. Perché l'asso di bastoni è una carta che indica la forza, la vitalità, la passione all'interno di una coppia, e quindi molto probabilmente questa storia, dalle carte che indica poi tutta la stesura, io interpreto che con l'asso di bastoni questa storia potrebbe essere iniziata anche solo a livello passionale, perché
uno dei due o tutti e due eravate sposati. Oppure, se questo è il vostro compagno, con il 9 di spade come seconda carta, molto probabilmente significa che tra di voi ci sono stati degli scontri. Degli scontri, infatti, se voi vedete, se riuscite a vedere questa immagine, la inquadratura non mi aiuta molto, ma si tratta di una persona che gli gira le spalle all'altra, quindi con il 9 di spade potreste aver avuto delle dispute molto importanti e pesanti, o molto probabilmente siete venuti a sapere di una situazione di voi o della vostra compagna, se siete uomini che state ascoltando, di un tradimento, perché qua si parla come terza carta di un cavaliere di bastone capovolto, ma il cavaliere di bastone capovolto, siccome capovolto, significa che voi siete venuti a sapere o delle notizie che non sono vere, o molto probabilmente siete venuti a sapere dell'intromissione di questo uomo con la vostra donna, oppure molto semplicemente questo uomo vi ha detto solo per invidia perché la vostra donna vi ha tradito. Cioè, perché qua c'è l'imperatrice capovolta come quarta carta. L'imperatrice capovolta indica o l'intromissione di una mamma nel vostro rapporto, perché l'imperatrice, come voi sapete, può anche indicare la madre. Cioè, significa o che qualcuno non voleva che voi stavate insieme e quindi ha architettato tutto in pratica, che ha mandato questa persona a dirvi a voi del tradimento, oppure che questa persona, come ho detto prima, il cavaliere dei bastoni vi ha detto che voi eravate stati traditi, o voi molto semplicemente siete venuti a sapere che dell'indomissione di questo uomo e che la vostra donna, l'imperatrice capovolta, vi ha tradito, perché l'imperatrice indica un'infedeltà, cioè una persona poco fedele. Non è allora la carta. Non riguarda solo gli uomini o le donne, non ha senso. Si può parlare di qua di infedeltà, no? Di un tradimento, perché poi come chiusura di stesura la quinta carta c'è il sette di spade. Questa notizia che voi siete venuti a sapere, come ho detto prima, potrebbe essere anche l'indomissione di una mamma che si è messa, di un genitore che si è messo tra di voi perché non voleva che la vostra storia andasse a bambini. Oppure, se tutti e due siete sposati, un'altra donna, cioè la donna legittima, si è messa di 9 e mezzo e è venuta a sapere che voi stavate frequentando il suo compagno, o qualcuno è venuto a sapere che voi stavate frequentando un'altra persona, ma a livello ecclesiale. E tutto questo è successo. Quindi c'è stata la chiusura definitiva con il sette di spade capovolto, e questo vi ha causato un fortissimo dispiacere. Allora, terzo e ultimo mazzetto. Allora, prima carta, la morte capovolta.
Seconda carta, 9 di coppe. Terza carta, la torre. Quarta carta, 2 di bastone. Quinta carta, l'imperatrice. Qua invece ci siamo. Allora, questo rapporto tra di voi con la morte capovolta ci potrebbe essere stata un cambiamento brusco, cioè una situazione di litigio o di trasformazione del vostro rapporto, che magari con il 2 di bastoni poteste il 2 di bastoni in posizione sfavorevole sta ad indicare molto probabilmente che il vostro compagno ha avuto degli incontri con un'altra persona, ma solo a livello passionale, perché ricordate che i bastoni si basano anche sulla passione nell'ambito dell'amore. Cioè, significa che voi molto probabilmente siete venuti a sapere del tradimento che avete subito, diciamo così, no? Della storia, dell'avventura che il vostro compagno si è fatto con un'altra persona. Magari possibilmente può essere anche una collega di lavoro, se lavorano nella stessa. No, ho sbagliato, scusate, scusate. Allora, scusatemi tutti, che la seconda carta era il 9 di coppe. Scusate il lapsus, ma sono le 5 di mattina, mi potete capire, no? Allora, la morte capovolta, questo ci siamo. Cioè, significa che voi avete avuto una notizia che vi ha un pochettino, diciamo così, spaccato in due. Cioè, vi ha portato del dispiacere. Cioè, significa che il vostro rapporto ha subito un'interruzione brusca, un cambiamento, tutto in una volta, una cosa inaspettata. Con il 9 di coppe in posizione sfavorevole, è anche giusto quello che stavo dicendo. Potreste essere venuti a sapere che questa persona, questo vostro compagno o questa vostra compagna, ha avuto molto probabilmente una storia extra, un'avventura, no? O magari possibilmente potesse essere state illuse, no? Che magari molto probabilmente questa persona che state pensando vi ha fatto credere con il 9 di coppe cose che non ha mantenuto, vi ha fatto vivere in un mondo illusorio. O potesse venire a sapere, essere venuti a sapere che questa persona già aveva una storia legittima, no? Che molto probabilmente ve l'ha tenuta nascosta, o di un tradimento, perché la torre come terza carta vi ha portato uno squilibrio, un crollo, cioè nel senso che voi, come siete venuti a sapere di questa cosa, vi siete direttamente subito allontanati da questa persona. Ma come quarta carta c'è il 2 di bastone, che significa che voi potreste avere nuovamente degli incontri con questa persona, o qualcuno vi porterà delle notizie, perché il 2 è una carta anche di comunicazione, o lui molto probabilmente si potrebbe di nuovo far sentire, o dei nuovi incontri con una nuova persona, se non riguarderà anche il vostro compagno. Allora, poi l'ultima carta, che è l'imperatrice. Allora, molto probabilmente avrete di nuovo dei nuovi incontri con una nuova persona che non riguarda lui, o potreste avere delle notizie che
riguarda la persona che state pensando che vi vuole di nuovo, oppure grazie all'aiuto di questa imperatrice come quinta carta, che potrebbe essere anche vostra madre che si metterà in mezzo per aiutarvi a realizzare il vostro desiderio, perché sta vedendo magari che tutta questa situazione vi provoca della sofferenza, perché c'è, prima carta c'è la morte capovolta, terza carta c'è la torre, quindi queste carte sono molto di sofferenza. Come quinta carta la mamma deciderà di o una mamma o una sorella, perché o qualcuno molto probabilmente della vostra famiglia si metterà in mezzo, o un'amica a voi stretta potrebbe anche indicare, un'amica a voi stretta si metterà in mezzo per farvi fare pace, e poi arriverete alla realizzazione di quello che volete voi, no? Allora, io dopo questo video vi ricordo che chiunque volesse iscrivermi mi può mandare un'email alla casella nelle 84231@gmail.com, o mi può scrivere alla mia pagina Facebook che si chiama Maggi Non Solo. Allora, chiunque guarderà questo video e ancora non si è iscritto al mio canale, se gli fa piacere, è pregato di mettere un mi piace o di iscriversi al canale, è sempre benvenuto. Allora, io dopo questo breve video vi auguro una buona notte a tutti e vi do appuntamento al prossimo video. Un abbraccio a tutti da Manuel.